Figuratevi. Buonasera signora, c'è Arturo? No, mio marito non c'è, però mi ha detto che sareste venuto. Ah, vi ha avvisato? Sì, 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 prego, prego, grazie. Accomodatevi. Scusate, ma io e voi che dobbiamo fare? Io e voi proprio niente. E allora che siete venuti a fare? La ragione che sono qua, ve la spiego subito. Giorni fa incontrai vostro marito, mio amico carissimo e compagno di scuola che non vedevo da 15 anni. Signor, ma voi mi state seguendo? Sì, sì, dite, dite. Beh, non vedevo da 15 anni perché sono stato in America. Signor, sono stato in America. E siete stati in America, io che ci devo fare? E beh, quando uno dice sono stato in America, l'altro si meraviglia, dice, ah, l'America è bella, l'America è lontana. No, 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 guardate che a me non mi fa meraviglia più niente. Andate avanti. Vabbè, vi dicevo, incontrai anche il vostro marito e mi disse che lui si era ammogliato da un paio d'anni. Ah, mi fa piacere, dice tia. E tu? Signora, ma voi mi state seguendo? Sì, siete stati in America. Ma no, prima sono stato in America, ora sono tornato. Vabbè, andiamo avanti, va. Disse, e tu? Dice, io mi sono da poco trasferito a Napoli perché la società petroliera per la quale lavoro mi ha trasferito la sede di Napoli e cerco una stanza in una famiglia perché sono in albergo. Ma che bella occasione, disse lui, ti posso ospitare a casa mia. Vedrai, c'è una stanza bellissima, ti troverai benissimo. Beh, combinammo pure un prezzo. Ed eccomi qua, ecco la ragione per la quale sono qua. Ma mo Arturo non ci sta, quando viene la Revit Guis? Ah, va bene, allora aspetterò lui, così avrò modo anche di complimentarmi per il gusto che ho avuto sposandovi. E mo che vedete, io una volta ero un fiore, ma sono ridotta che non mi riconosco più manco io. E poi stanno a dire mio marito mi ha sparato. Mi ha sparato? Ha avviato colpire a rivoltella e mi ha sparato. Un proiettile non mi ha colpito perché chissà cosa tengo in paradiso. Ma come stamattina vostro marito va sparato? È solo stamattina che non mi spara sempre. Pensate, la prima volta che mi ha sparato fu io durante il viaggio di nozze. Stavamo a tavola e dopo le cotolette. Ah, avrete la frutta? E nemmeno vi colpì? No, perché il proiettile chissà che fine fece. Poi passarono 2 o 3 giorni, facemmo la pace e tutto finì. La seconda volta invece che mi ha sparato fui a prima mattina. Retto un caffè? Bravo, io mi retto un caffè. E la terza volta invece il giorno del mio onomastico. O dolce? E che ne volete sapere? Che ne volete sapere? Ma levatemi una curiosità, signor. Ma da quanto tempo vi spara vostro marito? Ma ve lo dico subito. Passati da 2 anni. E non vi voglio mai? È stesso caso secondo voi, eh? Ma chissà qua volte che sta. Ah, ecco, lui sta arrivando, speriamo che sia di buon umore. Oh, che era bello, carissimo. Oh, Arturo carissimo. Ah, dove si giù? A comprare un po' di colpi di revolver, che in questa casa finiscono come il pane. Io ho parlato un po' con tua moglie, ma in realtà aspettavo a te. Hai vista la camera? Sì, ti sei fatto un giro? No, veramente no, ma non importa. Come non importa? Che è la prima cosa, devi vedere se ti piace, se non ti piace, se ti conviene. Se non ti conviene, Dorotea, se gli piace, non gli piace, con chi parla? Dorotea, gli hai fatto vedere la camera, sì? Senta, io non sono caserta di nessuno, eh! Tenga tutta la casa un po' per spalla perché se ne aiuta la cameriera. La sera quando me la cacco qua ho le gambe che non mi sento proprio più. E va bene, tutti quanti lavoriamo, si capisce, la donna lavora in ufficio e l'uomo lavora a casa, no? È il contrario, la donna lavora a casa e lo ti piacerebbe, vero? Però lavoro pure io. Io poi lavoro con le cifre, Michele, certi numeretti piccolini, piccolini, così che Dio non voglia qualche errore, si capisce, fatica. Ma vattene, va, che la sera viene frisca, frisca all'ufficio e ti mette a comandare. Hai capito, viene bello. Calma, frisca, Artù, frisca. Calma. No, ma ti dà delle risposte che ti fa rimescolare tutto il sangue. È come se lo rimescola presto il sangue. Veramente. È nervosetto, signorina. Signor, non rispondete, per piacere. Vabbè, non facciamo questione perché qua ci sta un amico mio che non vedo da anni e non mi sembra proprio il caso.
Ci prendiamo un bel caffè. Lo hai preso il caffè? No, veramente no. Non importa. Due caffè, te lo dai, svelti, come li sai fare tu. Guardi, te lo può ordinato, due caffè svelti. Uno per lo strong e nato per il che di te. O caffè voglia da piglio bar. Cosa sei pazzo? Insomma, gli dico io, c'ho una casa, c'ho una moglie, il caffè me lo vado a prendere al bar. Mo vado a piglio bar. Darote, va a piglio caffè. Vattene a pigliare tu un caffè, ma che sei paralitico? Dorote, va a pigliare un caffè, tu mi conosci, Te conosca, te conosca. Bevi rotto per le ossa. A sera, quando torno dall'ufficio, per me c'è sta sul caffè e vanilla. Non c'è un divertimento, un cinematografo, niente. O caffè, non te voglio fare, schiatta. Però te non mi mettere che spalla, non faccio mura, va a pigliare un caffè. Non te voglio accogliare, vuole il caffè. Mi piace, un caffè non un pochino, un caffè mi piace, via! Meno male, ha già avuto nato un miracolo. Arturo, come hai fatto? L'hai colpito? No, ha aperto gli occhi. Niente. Cose niente. Arturo? Io so che tornavi dall'ufficio e sono andata a preparare prima la macchinetta bella fresca. Povero Arturo, lavora tutto il giorno. Che vuol dire che tu non fai niente? Ma fammi il piacere. Ma che dici? Ma vai, io sto sempre qui, chiusa dentro casa. Che faccio io? Se tu ti avresti bisogno di un po' di riposo, povero Arturino mio. Un minuto. Ti vado a prendere il caffè. Te mettete? Accomodatemi che... Grazie. Dunque, Michè, come vedi, in questa casa ti troverai molto bene. Questa è una bella casa, piena di sole. Poi una casa tranquilla. Piena di sole, Arturo. È piena di sole. Poi c'è una bella camera tua, col bagno vicino, acqua calda, acqua fredda. Qui d'estate ti fai delle docce gelate che ti rimettono in sesto immediatamente, eh? Sì che 15 anni in America, eh? 15 anni. Io andavo sempre, dice, ma Arturo non se ne è più che fine ha fatto. Poi ti ho trovato, non ne ho avuto tale una gioia che... E dimmi una cosa, è stato bene? Bene. E per forza, gli italiani girano, vanno ovunque, gli italiani girano il mondo portando il loro contributo. Intelligenza, di intuito, dimmi una cosa, ti ha fatto impressione? Fino ad un poco morire, ma come si può fare? Uno tira una colpa e ricoltella la moglie. Dicevo, ti ha fatto impressione di vedere Napoli dopo tanti anni. Sono rimasto ghiacciato. Ecco il caffè. Eccola qua. L'ho preparato con la mano del cuore, sentivete? Non per dire, Michele, il caffè di casa mia è rinomato. Come no? Tu devi immaginare che qui ti chiamano tutti quanti, quelli del palazzo, del Vico. Ha fatto il caffè, è rinomato. Come no? Buonissimo. Squisito. Prelibato. Gesù. Ti stracciato lo stito tuo! Allora, non so neanche io come sia successo che mi sono dimenticato pure di ditta. Tu cammini ammiezzati come un baccalà. Guardate un po' se sono parole che si dicono vicino a un marito, baccalà. Sono cose che non si possono sentire. E come devo dire? Bravo, come sono contento! Perché non vi strappate pure l'altra manica del vestito? Come se tenessimo il rendito di spaso sopra. Non ti arrabbiare, non credere che io vada in giro a strapparmi i vestiti così per divertimento. È una combinazione. Signore, questo è giusto però, è giusto. È questione che sei sbadato. Un vestito marrone, ti sei scordato? Me l'hai portato con una macchina di inchiostro. Sì, signore. E un calzone franella, con un buco di sigaretta. Vabbè, ma adesso sono cose che capitano, tu sei brava, mettici due punti e non ne parliamo più. E io dovrei essere pazza, rimane accustito niente, perché quando uno è trasandato, deve andare in giro così, strappato e con le pezze al culo. Dorote, aggiusto ma giacchetta.
Piuttosto mi taglio la punta delle dita, ma la giacchetta non da accoggio. Però te non mettere che spalla in faccia pure, giusta la giacchetta, se io domando un campo. Mi taglio la cuggia, giacchetta, hai capito? Aiuto! Me l'ha scansata una tavola. Ma tu miravo. Signor. Ma non siete morto, ma anche stavolta. Ho avuto un altro miracolo. Uccidete morire subito tutte e due. Meno male, meno male. Avete visto, Don Michele? Quello subito si arrabbia. Per non niente, perché si arrabbia e spara. Dove sta la giacchetta? Sta sul tavolo, sta sul tavolo. Arturo, Arturo, non ti arrabbiare, vedrai che ti faccio un bel lavoretto. E poi lui si arrabbia, facilmente si arrabbia e spara. Come se fosse colpa sua. Ma che c'entra lui, scusate? Un uomo la mattina esce per andare a lavorare. Che ne sa di quello che succede? Nella strada, sul tram, nello stesso ufficio, ci può stare un chiodino sotto al tavolo, alla sedia. Lui si arrabbia. Non mi arrabbio. E lui si arrabbia. Vedrai, ti faccio un rammendo che nemmeno con la lente di ingrandimento si vede più. Non ti arrabbiare, tu hai capito? Ti prego, non ti arrabbiare più, perché poi lui si arrabbia e fa po, po, e spara a Dorotea. Datemi un secondo. Dunque, Michele. No, stavo. Michele e Michele, mi sto a fare i capo tu un culo. Ma com'è possibile? Uno del giro di mezz'ora tira le botte rivolte alla moglie. E no, Artù, io non te facevo così. Questa è delinquenza bella e buona. E no, Artù, mi dispiace, ma io motivo a te denunciare. E te faccio pure da testimone. E te faccio chiudere direttamente un manicomio. Che dico, qua manicomio, abbi pazienza, fra me e te, con ogni rapporto d'amicizia. Io fingo, capito? Come sarebbe? Faccio apposta. Io non ti ho detto niente quando ci siamo incontrati. E ti chiedo scusa. È una cosa tutta mia, un sistema tutto mio, che stai caricata a salve? Per piacere, l'hai visto in pistola? È finta, hai capito? È finta. Io non ti ho detto niente e ti chiedo scusa perché, come vedi, Michele, devi sapere che io quando sposai questa donna, la quale è una brava donna, una brava moglie, intelligente. Brava. Bella. Brava. Ma tiene un brutto carattere, Michele, quel carattere che te. Lui pensa che per un niente ti fa rivoltare casa. E tu, ci sei stato, visto, no? Basta una piccola sciocchezza. Eravamo a colazione, mi ricordo, appena sposati, non mi ricordo per quale cosa, per un giornale, per una giacchetta, per una cosa, io diceva la mia, lei diceva la sua, e insisteva, vedevo avere un carattere ribelle, e mi trovavo in tasca una di queste pistole scacciacani. Scacciacani? Scacciacani. Io questa pistola mia. Scacciacani, sì, perché allora andavo in bicicletta, capite, per allontanare i cani. Mica è stata una fortuna, perché se io avessi avuto una pistola vera, mica io l'avrei freddata. E da quel giorno ho capito una cosa, mica che se voglio andare d'accordo con mia moglie, l'ha già sparata. Ma allora questo è caricato a sangue? E te l'ho detto, mica. Non tengo più una goccia di sangue, di davvero. Come te, non tengo più una goccia di sangue. Come te, mi ricordi all'inizio, no? Qua dentro al palazzo correvano tutti quanti. Nel palazzo? Ehi, o guarda porta, che sta, don Artù, che è successo? Perché chiaramente sentivano. Poi ho spiegato loro questo sistema. Il sistema? Gliel'ho detto, non è che lo hanno anche adottato. Ah, il sistema, nel palazzo? Sì, i vari mariti, per redimere delle liti, no, che spesso accadono, e poi tutti quanti, io non potevo uscire più di casa. Don Arturo, voi siete la salvezza di casa nostra, grazie a voi stiamo bene. E non ti nascondi mica che nelle serate estive, quando il caldo urta i nervi, capite, sono, le discussioni sono facili, mica qui sembra la notte dell'ultimo dell'anno. Sparano tutti quanti. E nessuno ci fa più caso, tutti d'accordo, è tutto tranquillo, capito?
Eccola la giacchetta. Eccola qua. Eccola qua. Sfido chiunque a trovare il rammendo. Ci vogliamo scommettere, Don Michele? Guardate, guardate, che mani di fare, guardate. Eccoci qua. Beh, brava Dorotea. Mi sono ricordato che tenevo un appuntamento. Ma non la vuoi vedere, vediamo prima. No, ma non fa niente, non ti preoccupare, non fa niente. Te ne devi andare. Sì, Michele, facciamo una cosa, muoio esco pure io con te, che piglio, faccio quattro passi e piglio un po' l'aria, perché sicuramente non ce la faccio più. Che fai tu? Esci! Perché ti dispiace? E tu quando mi puoi lasciare sola dentro casa? Tutto felice, eh? Ma come dici, non sei mai contento? Ieri sera al cinematografo, fammi che l'altra sera al teatro, la settimana scorsa siamo andati a casa di certi amici a giocare la canasta, non ti dico che barba. Se lo faccio, lo faccio per te. Qui si trova questo amico mio che non vedo da 15 anni, che male c'è, ci facciamo una rivasi aperta una pizzeria. A te ti piace la pizza? No, ci mangiamo una bella pizza e poi torno. Vabbè, fate buono, vabbè. Così non torni, manca a cena. Dorotea, ma se non mangi la pizza come torna a cena? Scusa. Artù, qua ci stiamo dando troppo alla bella vita, Mamma mia, sai che ti dico? Tu non esci. No, Dorotea, io esco. Tu non esci! Artù. Io esco! Artù, spara il ghiamonge! No, figlio bello, così. Deve essere naturale, devi mantenere, capire? Perché se no non funziona. Dorotea, ricordati, guarda, Dorotea, tu ti mandi un cambusante. Io ti sparo questa volta e ti faccio secco. Deve dare, lascia, deve dare. Miracolo! La casa dei miracoli. Allora, Artù, tu che fai? Vai! E divertiti, mi raccomando. Fai le tue cose con calma. Dimmi solo una cosa, sì. Perché ora tornate? Ci mangiamo una pizza insieme verso mezzanotte. Vabbè. Va bene, io sai che faccio? Mi prendo il libro e ti aspetto in piedi. Anzi, no. Mi metto a letto e ti aspetto. Ma fammi un piacere, Dorotea, non rimanere in piedi, altrimenti domani sarai stanco e non si buone più. Non ti preoccupare, Arturo. Ciao, bella, ciao. Ciao, divertiti, Scusa, che ore come sono? Sette e mezzo. Sette e mezzo, questo con due ore. Michele, ma quando torno sono stanco e voglio dormire. Ah, ce l'hai dato in anticipo. È naturale. E chiamo un genio. Venite. Ecco qua, è gelata. Veniamo. Caroli, non potete proprio immaginare quanto sono felice di vedervi. Ma io non me l'aspettavo proprio una vostra vista. Voi non immaginate che guai che sto passando. Avreste dovuto vedere il guaio che è passato io, l'avventura che ho avuto per arrivare fino a qua. La penna di Salgari ci sarebbe voluto per descrivervi quello che ho passato per arrivare fino a qua sopra. Guardate qua come sono di nuovo, guarda, pieno di polvere. Io sono uscito da un pantano proprio, guardate qua. Ma d'altra parte,
Anzi, vi devo dire pure un'altra cosa. Chi avrebbe mai immaginato che Napoli-Avellino sarebbe stato poco meno di un percorso di guerra? D'altra parte, però, non avrei mai rinunciato a vedere il mio caro amico d'infanzia, il vecchio amico della mia giovinezza e pure della mia maturità. Lo volete vedere? Certo. Venite. Eccolo là. Guardate là, come sta ridotto, povero Bartolomeo. Sentite, guardate, io non ci capisco più niente. Eppure il medico a Napoli era stato perentorio. Il cambiamento d'aria gli avrebbe sicuramente giovato. A Napoli sarebbe morto. Io poi, sapete, ho un marito, 3 figli. Prima di muovermi mi sono informata. Ho detto, dottore, ma non è che la cosa va per le lunghe? Sapete com'è andata a finire, signor Alberto? Che ha detto? Sono 20 giorni che non ho più notizie della mia famiglia. Guardate. Non dormo, sono ridotto uno straccio. E non si vede una via d'uscita. Eppure era stato chiaro. O guarigione certa o fine immediata. Oddio, ma non dà nessun segno di ripresa? All'inizio direi di sì, mi sono meravigliata pure io. Sorrideva, si rendeva conto di quello che gli accadeva intorno, mangiava con appetito. Voi lo sapete, no? Che a lui piacciono le donne. Come no, è stato sempre un donnaiolo. Addirittura guardava con desiderio la moglie del colono, una montanara abbastanza belloccia. Un giorno ha avuto la forza di tirarsela sulle gambe col lembo della voce, ma con una resistenza che sono dovuti intervenire il cognato e il marito della poverina per poterla liberare. E da quel giorno non hanno voluto più mettere piede in questa casa. Per forza. E poi? È caduto in questo stato, come dirvi, di torpore, semi-incoscienza. Pensate, sono 4 giorni, 4, che non mette niente sotto i denti. Io poi dico, ma che resistenza può avere l'essere umano? Per forza. Non riconosce le cose, le persone. Astendo la mia voce. Povero Bartolomeo, ormai sarà questione di ore allora. Così pensavo anch'io, ma non bisogna fidarsi. E voi allora, ma come state? Che mi dite? Che vi devo dire? Quello che vi chiedo, una poca acqua fresca. Fatemi la carità, per mi sciacquare poco la faccia. Io mi sento come uscito da un bandano. Guardate qua come sto ridotto. Signor Albert, mi mettete in difficoltà. Per bere sì, ma per lavarsi noi anche ne usiamo il meno possibile, perché da qua alla fontana più vicina è un percorso di guerra, come avete detto voi. Mi ci ho abbronzato a furia di andare avanti e indietro. Avessi almeno un aiuto. Non avete nessun altro che vi può aiutare? Nessuno, e hanno ragione. All'inizio, sapete, veniva qualcuno. Il procaccia, il farmacista, pure la maestrina comunale, tanto bellina. Ma quello là non ha risparmiato nessuno. A chi ci ha tirati i piatti, a chi i bastoni. A quella poverina della maestrina le ha rovesciato addosso una tazza di caffè e latte bollente, pensate. Carolina, quello che vi chiedi, pure uno fondo e bacinella, basta che mi sciacquano poco la faccia. Abbiate pietà, Ecco qua. Sembra meglio che niente. Carolina, ma ditegli se mi vuole vedere, se gli posso parlare. Aprite un po'. Non è una cosa così semplice, la situazione è delicata, signor Alberto. Non è che vado lì e di brutta. È venuto Alberto. Lo so. Gli prende un colpo. Poi ultimamente non subisce niente. Dovete fare in modo che lui vi chieda quello che voi gli volete chiedere, avete capito? Certo. Aspettate un po'. Aprite un po', che Bartolomè, come ti senti? Va bene. Senti, avevo pensato, no? Visto che il cambiamento d'aria non è che ti abbia giovato molto, non è che ti farebbe piacere vedere un volto conosciuto, una presenza cara, tipo quel tuo caro amico Alberto Califano? No, non lo voglio vedere. Ma perché fai così? Vi volevate tanto bene. Sì, ma non lo voglio vedere. Io voglio vedere zia Matilde. Oh, signore, mo ricomincia con la tiritera di zia Matilde. Che c'è? Sono 10 giorni che cerca di zia Matilde. Perché non la fate venire? Come la faccio venire dal cimitero? Poveretta, è morta. Sì. 2 mesi fa le è venuto un colpo appena ha saputo che lui stava morendo. Un po', e lui naturalmente non lo sa.
Mi pareva il caso di informare. Che pena! Pensate, avevo pure ideato di potermi travestire da zia Matilde, ma poi se lui non mi vede, si insospettisce, avete capito? Ma gli volete dire che sono arrivato io, che gli voglio parlare, almeno questo. Zia Matilde, fatti vedere! Non so che cosa gli cade nel cervello, non mi vuole vedere. Madonna, ma che devo fare? Il miracolo di zia Matilde io? Aspettate un momento, mi sta venendo un'idea. Lui non le riconosce le persone. A dire il vero, non ci sente nemmeno più. Ah, è meglio così! Allora gliela faccio io. Ditegli che è venuto zia Matilde e che lo vuole vedere. Quando siete caro, come corporatura ci siamo, però dovete sembrare una donna, avete capito? Non tenete qualcosa in casa conservato che mi possono poco travestire, qualcosa per sembrare guardate, zia qua, Matilde? Guardate, qua acqua e soldi no, ma roba vecchia quante ne volete. Dimmelo poco, chiaratemi una mano che così cerchiamo di fare un travestimento. Tengo il cappello di nonna. Ah, un cappello, la prima cosa che ci vuoi. Ah, ecco qua, con la veletta, ecco qua. La mantellina che non andava. Ah, la mantellina è necessaria. Zia Matilde, come si fa senza mantellina? Laguna, non ce l'ho, vi potete arrangiare un po'? Ma arrangiamo, metto sto tappeto attorno alla vita, me lo leggo un poco e così facciamo pure la gonna. Ecco qua. La borsetta, quella zia Matilde è una tipa precisa, elegante. La borsetta è necessaria per una signora. Quando ancora uscito. E va bene, ci arrangiamo un po', ecco qua. Manca una cosa fondamentale. Che cosa? La gruccia. E che devo fare con questa? Zia Matilde non aveva una gamba, usava la gruccia. Poveretti, io non lo sapevo. Quelli qua non vengono mai da soli. Infatti. Zia Matilde, che piacere vedervi. Bartolomeo non ha fatto altro che chiedere di voi. Venite. E io perciò sono venuta per trovare il mio caro nipote. Accomodatevi. Ma prima di sedermi voglio abbracciare il mio caro nipote che è un sacco di tempo che non lo vedo. Vieni qua. Quando sono Adesso mi posso sedere. Piano piano. Io aspettavo per morire. No, Bartolomeo mio caro, non devi dire queste cose, per carità. Tu non devi morire. Voi siete stata come una vera madre per me. È vero, ti ho cresciuta, Io in casa vostra ho mosso i primi passi. È vero. E ti aspettavo voi per morire. Ma perché dici così? Non sei contento che è venuto? Zia Matilde, io vi voglio molto bene. Ma pure io, caro nipote. E accanto a voi io mi sento sicuro. Certo. Ma dove sta la cruccia? Eccola qua, vedi? Io senza di questa non mi sarei proprio potuta arrampicare qua sopra con una sola gamba. E come facevo, Mamma Rucarmana! Zia Matilde, ma voi non tenevate una gamba sola? La sedia, Bartolomeo, è la sedia! Zia Matilde, ma vi ricordate quando mi insegnavate a scrivere? Certamente, però che fatica, tu eri un gran testone! E quando avete scritto quella poesia per me? Certo che me la ricordo la poesia! Me la dite? Mo che ci rida a chista? Ridere un po' perché non so che c'ha già dice. Aiutatemi, fate presto. Come? Dite. Voi seguitemi. Come si chiama? La pecorella. La pecorella. Volgete lo sguardo ai campi rinverditi dall'erba fresca. Non vedete la pecorella che vi accorre ad essa pesca? Non la vedete? Che chiede infine quel velare con insistenza? Che chiede? Prega, e implora, e compiange, e gode? O a lui chiede le clemenza? Mentre è bella, brugalerba, è naturale. Bruca. Volgete lo sguardo ai campi rinverditi dall'erba fresca. Non vedete, ma il navico sta pecorella. Che vi accorre che ad essa pesca?
Chiede Clemenza, perciò bene con insistenza, è piaciuta la poesia. Ecco, mamma mia, non ce la faccio più. I mangialo va sul tappeto. Bartolomeo, zia Matilde è stanca, facciamola andare a riposare un po'. Così la vuoi vedere la chiamiamo, va bene? Adesso, caro nipote, zia Matilde se ne va. Però vedrai che io sono stata di buona auguria e che tu guarisci bene. Mi raccomando, prenditi cura di te, caro nipote. Ci vediamo presto. Piano, piano, zia Matilde, piano. Facetemelo passare, roba gollo, non ce la faccio più. Abbiate pazienza, che sto una zuppa di sudore. Guardate, guardate che bene che gli avete fatto. Guardate qua, si è imbigliato pure questo coso. Guardate, guardate che bene gli avete fatto. Io non saprò mai come ringraziare. Datamelo sul seracco. Si è fatta la gola secca per dire la poesia. C'è quello che avete lasciato prima. È sempre meglio che niente, che ha già fatto. Vado a vedere pure come sta. Andate a vedere che quello sicuramente si sente meglio. Bartolomeo, ma sei contento che venga zia Matilde? Ma perché piangi? Lorenzo! L'ho fatto tutto! Mamma di, vedrai che adesso arriva! Che c'è adesso? Che altro sta succedendo? Adesso sapete chi gli è venuto in mente? No! Un amico che ha conosciuto durante gli anni della guerra. Non è che voi potreste... Ma sì, ci posso pure provare, ma non lo so se riusciremo come prima. Guardate, sono quello mi muore. Avete ragione, in quelle condizioni... come si chiama questo amico? Lorenzo Botta, siciliano. Veramente io con il dialetto non è che sono tanto pratico col siciliano. Scimmiottato, fate come ho fatto io. Va bene, mi arrangerò. Posso andare? No. Lorenzo Botta, siciliano di nascita solo. Non va bene, bene così. Perché quello era carabiniere, avete capito? Ci vuole un altro travestimento, non state bene. Tenete così qualcosa in casa che mi possa arrangiare? Apritemi un po'. La giacca più scura. Fammi c'è sta giacca che è già stupida. Questa è di mio marito. Va bene, non posso fare un carabiniere che ha giacca chiara. Che altro c'è? Un cappello più serio, più o meno. Questo va bene, questo qua va bene, perfetto. Quello è fortunato, quello sembra così. Il nostro bisnonno faceva il carabiniere, guarda. Ma questo è una bandoliera originale dei carabinieri. Ma che accidente, come sta bene. Che ci manca? Che ci manca? Pennacchia. Pennacchia? E come facciamo senza pennacchia? Cos'era quello? Aspettate un po', arrangiamo un po'. Ecco. Wow. Pare un carabiniero, ecco qua. Venite, presentatevi. Sono pronto, Lorenzo Botta, siciliano di nascita sono, da Palermo venì. Figliuzzo bello, ma che combinasti? Mi facesti scantare quando seppi che eri ammalato, che avevi questa infermità. Ma adesso ci sono io, è Santa Rosalia che ti protegge. Vieni qua, figliuzzo bello, fatti abbracciare. Fatti dare un bacio, figliuzzo bello. Caro amico mio, ti ricordi quando ci conoscemmo in quel ricovero, I bombardamenti. Mizzica, quante bombe che cadevano, accidenti. Ti ricordi la mitragliatrice? Come no? E mi fai la bomba. Come no? Ti faccio pure la bomba, ti faccio. Cran! Come? Questa è la bomba. Col fischio. Facciamo, aiutatemi, se no il fischio non mi vede. Cram! Va bene così, ti piace? E mo mi fai la fortezza volante. La fortezza volante? Fate un poco di rumore, per il tuo... senti la fortezza volante che lancia le bombe, La senti? Però, adesso, caro nipote mio, io devo andare, il dovere mi chiama, sempre carabiniere sono. Ma non ti preoccupare, io domani ti vengo a trovare un'altra volta e davanti al tavolo ti voglio trovare. Stammi bene, amico mio, stammi bene. Grazie, grazie, pure questa è fatta. Ok. John, è arrivato John. Sì, John ti è stato fedele. John, mi è venuto in mente un amico nero che ha conosciuto durante la liberazione. Come faccio l'amico nero? Aspettate. Mettiamo una calza.
Non me la sono mai messa, non vi preoccupate. Oh Gesù, che già fai con questo? Voi parlate un poco solenne. E ci provi, aprimmi un poco. Ah, mamma mia. Ecco. Ah, oddio. Oddio. Oddio, sto morendo. Ecco, ecco. Ecco qua John, welcome, welcome. How are you, my friend? I am very happy to see you. John, tu mi ricordi i periodi più felici della mia gioventù. Oh, caro amico, caro friend, I am molto, molto contento di vederti. John, tutti quei momenti, tutte quelle allegrezze spensierate di euforia. Ciuccio, allegrezze spensierate. Ci divertivamo tanto, tanto, very, very happy. John, e quando andavamo ai locali notturni? Io ballavo molto bene, vero dance. Tu molto femmina. Tante ragazze, vero girl, molto girl. John, fammi una cortesia. Yeah. Fammi l'ultimo ballo per me, un boogie boogie. Boogie boogie? Sì, balla con Carolina. Ma è tanto tempo che non ballo. Ballo, ballo. Boghetto, va bene, amico, facciamo boogie anche questo per, la, per il mio amico. Let's go. Devo che mi ha portato in testa la scuola. Dove è andato John? Oddio. Bartolomeo, lo sai come sono i neri. John. Preso dall'euforia del ballo, se n'è andato un po' giù per la montagna a ballare. Poi vedi come torna. Statti un po'. Frate Luigi, mamma mia. Mamma mia, guardate. Meno male che si è bevuta pure questa. Ho capito. Però adesso, per favore, gli volete dire che io gli voglio parlare, che gli voglio parlare per quello che effettivamente sono. Cioè per Alberto. Non è possibile. Che diamine, ho fatto tanti personaggi, ma io voglio parlare con lui, voglio essere riconosciuto e voglio avere la gioia di parlare con lui per quello che sono, Alberto Califano. Sì, sì, ho capito, ho capito. Aspettate, ma veniteci a parlare. Bartolomeo. Bartolomeo, sono sempre io. Senti, stavo pensando, no? Hai visto zia Matilda, hai visto quanto è cara. Hai visto Lorenzo Botto, è venuto dalla Sicilia per te. Addirittura è venuto John. Ma non è che vogliamo chiudere questo corteo col tuo grandissimo amico Alberto Califano? No, no, non lo voglio vedere, non lo voglio vedere. Il notaio è venuto, il notaio. Non comincia col notaio. Caroli, io non lo so se me la sento, guardate, io sto distrutta. Se no quello mi muore da una su quattro giorni. Non posso morire. Va bene, va bene. Guardate. Io a questo punto non ho più niente da perdere. Come si chiama questo notaio? Antonio Covone, poi vi devo dire che ci somigliate proprio parecchio. Sì, sì. E allora posso farlo? Tengo la valigetta di quando andavo al lavoro. Bene, datemi la valigetta, perché in un notaio senza valigetta non si può fare. Che vi posso... Ecco. Sono gli occhiali che mi leggo il giornale. Gli occhiali vanno benissimo, per carità. Ecco qua. Antonio Covone. Sono pronte? Allora, Antonio Covone, sì, va bene. Eccomi. Bartolomeo, è arrivato il notaio. Antonio Covone. In persona, prego notaio. Signor Ciaccia, eccomi qua. Sono venuto così come avevate desiderato. Grazie di essere venuto. Per carità, è il mio dovere di professionista, non potevo mancare. Come vedete, io sto consegnando l'anima al Signore. Caro amico, solamente il Signore è in grado di affrettare i tempi. Che lo sta facendo. Solamente lui sa quando è il momento. Bravo. Ma io sono un peccatore, un grande peccatore. E vi siete confessato? 10 volte. Sì. Meglio così. Mi sono confessato, ma adesso ho bisogno di voi. Ditemi, io sono qua per questo. Che c'ha là dentro? Non lo so. Dovete consegnare queste lettere alla moglie di Alberto Califano. La moglie di Alberto Califano? Io sono stato il suo amante per lungo tempo. Oh, il suo amante? È il primo figlio, è figlia a me. Ma che dici? Papà, è figlia a te. Ma tu sei pazzo. Bartolomeo, ma che stai dicendo? No. Bartolomeo, non può essere. No, Bartolomeo, tu stai delirando. Dici la verità. Tu menti. Stai dicendo bugie. Non può essere. Papà Niel, figlia a me. Alberto, calmati.
Aspettate, quello forse c'è una spiegazione. Ah. Eh sì, come no? Qual è? Devolgete lo sguardo ai campi inverditi dall'erba fresca. Ehi, bata, Wario, bene, bene. Devolgete lo sguardo ai campi rinverditi dall'erba fresca. Le bombe, cran! Le bombe, cran! L'ultima bomba, cran! Non insistere, figlio mio Benedetto. È tardi, sono le 9. Devo tornare a casa. Mia moglie mi aspetta, si preoccupa pure lei. E poi ho sbrigato tutto in ufficio proprio per tornare presto, perché sto raffreddato, sento come sto tutto raffreddato. Sono passato per la farmacia, ho comprato questo tubetto da aspirina. Ma mi piglio due compresse, un bello bicchiere di cotto, mi metto sotto le coperte e faccio una bella sudata. Così domani mattina posso stare in piedi, capito? Altrimenti non mi alzo, ma state buono. No, no, ma che state buono, Don Simone, non è possibile, eh? Ma guarda come sto combinato. Sì, no? Sì, va bene, ho capito, ma qua si tratta di un favore che voi non mi potete assolutamente negare. E che diamine, siamo amici e volete far succedere una tragedia delle più sanguinose? Ma se non ti spiego, ma che è questa tragedia? Sì, adesso vi spiego. Dunque, oggi pomeriggio ho avuto un abboccamento con una signora. Un'altra signora? Sì. Tu non la vuoi finire, sempre appresso alle donne. Guarda che i soldi che ti ha lasciato tuo padre te li stai consumando uno per uno, proprio tutto quanto. Guaglio, state accorto che vai all'elemosina. Sì, va bene, va bene. Dunque, quando questo abboccamento è finito, ci stavamo congedando. Che la signora si è accorta che aveva perduto la chiave di casa. Vi lascio immaginare, situazione imbarazzantissima. E intanto perché si era fatto pure l'orario che il marito stava per tornare a casa. E intanto noi, mentre stavamo discutendo, ci stavamo disperando e vedere un po' il da farsi, che cosa vi vedo? Vedo il marito che entra proprio in quella pizzeria, vedete? Quella lì, proprio vicino al palazzo vostro. Sta là dito, marito. Sta là dito, o marito sta là, o vedete? Sta proprio là. E voi sapete che cosa dovete fare? Dovete entrare là dentro e lo dovete trattenere fino a quando, non lo dovete far uscire assolutamente, fino a quando io non torno e vi dico: Don Simo, la chiave di casa è stata ritrovata. Ma tu sei pazzo? E perché? Ma come faccio a trattenere uno che non conosco? E poi come gli parlo? No, ma non vi preoccupate, è una fassarì, qual è il problema? E in una pizzeria è facile attaccare discorso, quattro chiacchiere, che ci vuole? Sì, è facile attaccare discorso. Ma mettiamo per ipotesi che la chiave di casa non si trova, io resto sequestrato insieme a questa persona che non conosco in da pizzeria, ma te pare possibile? Non va preoccupata, Don Simo, la chiave di casa si è perduta e si ritroverà. Ma sai che volevo sudare, volevo fare una bella Don sudata. Simo, sudate dopo, Don Simo, dopo, ve ne prego, Don Simo. E sudo dopo. Ecco, sudate dopo, ve ne prego. E allora è stabilito, abbiamo deciso, mi raccomando, mi raccomando, io vado, Don Simo, mi raccomando. Ma Rossè, chi è? È quello là, è quello là. Che tu mi fai capire? È proprio quello che è entrato adesso nella quello pizzeria. Là. Quello là. Guardate con che serenità quel disgraziato mangia quella pizza completamente ignara di quello che la moglie ha combinato. Ma poi chiamala a trattare. Mi raccomando, fatelo rimanere in pizzeria senza uscire. Veramente qui c'è la...
l'aria della porta sto raffreddato, sto male, per dite ma nato posto, facciate pazienza. Dove vuoi? Mi sento qua, se il signore permette. No, perché c'è l'aria della porta e mi fa male, io sto raffreddato, scusate, mi metto qua. Ci facciamo compagnia. Lei sta solo. E allora? Bella cosa, è la pizza. La pizza, bella, bella. È un cibo sano, costa poco, pure il pover'uomo si può sfamare. 50-60 lire alla portata di tutto, papà. È bella cosa la pizza, eh? La pizza. È un po' asciutta, è un po' asciutta. No. Come andate? Povera di grassi. Mi pare che è un po' bruciatella sotto, è bruciatella. No, no. Come andate? No, e io veramente ti dopo, aspetto un amico. Un amico appena trovo la chiave. Appena trovo la. Mia amica. Ma le tu che vuoi? E mi si da sottare! E mi sono seduto, non ho appetito, ti chiamo dopo, ma lasciami in pace! E va bene come volete! Mamma mia, bello! Con questi camerieri tutto qua, lo, quando vuoi in cameriere non arrivo. Al contrario, se non hai bisogno di 18 persone vuole che ti levano la salute. Mamma mia, bella cosa, è la pizza. Bello. Io aspetto un amico. Un amico con il quale sono venuto poco fa, non l'avete visto? No. Come no? Stavamo là sulla porta, stavamo parlando. È un amico. È andato a fare un servizio. Io non gli ho chiesto che servizio doveva fare perché mi sembrava un po' indelicato, è giusto? Già. Siamo amici, ma quando facciamo i servizi ognuno li fa per conto proprio. Non è che siamo obbligati, come si dice, non mi importa. E nemmeno a me. Ah, sì, giusto, no, anzi a voi meno che a me, voi neanche lo conoscete. Ecco, bravo. Ma il condicione non vi piace? No, è pesante. Ma voi la pizza non la masticate? Io? Perché? No, mi ha dato tutto giù in fretta. Tutto giù, via. E perché ho fretta? Male, 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 non bisogna avere fretta, stammi calma, non bisogna avere fretta. Perché? Perché la pizza non si gusta e poi vi fa male. Vado di fretta perché ho mia moglie a casa che mi aspetta. E cioè perché vostra moglie aspetta a voi. E che aspetta a voi? No, dico vostra moglie aspetta a voi, non è che va a letto la sera aspetta in piedi. Sì, aspetta in piedi. Ma voi per una sera lasciamo aspettare, che fa? Parlate bene voi. Si vede che non siete ammogliato, No, 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 sono ammogliato purtroppo. Ma non con una donna come la mia. Innamorata di me alla follia. Oh. Figuratevi, rappresento tutto il tormento della vita di un uomo. Figuratevi, siamo 10 anni che siamo sposati. Ma non capisco perché va a gerici di fatti miei a buco. Vabbè, ci troviamo, volete sapere i fatti miei, dove sono impiegato, che faccio? No, non ci tengo, non ci tengo. Vabbè. Vi dicevo. Sì, parlando, dite. Vi dicevo, sono 10 anni che siamo sposati e mi fa ancora la gelosa. Ah, mamma. Ne fa una malattia. Insomma, secondo voi avete 3 figli, ma sono tutti vostri. E che sono vostri? Allora non mi spiego. Dico, avete 3 figli, sono tutti vostri, nel senso, non è che vostra moglie per caso era già sposata, vedova. Ah, non ho capito. Era zitella quando ci siamo sposati. Era zitella, sì. Vabbè, era zitella. Vabbè, era zitella. E questo sto dicendo, va bene, era zitella. Vabbè, voi dite un va bene che non mi piace. E poi? E poi, figuratevi, ne fa ancora una malattia. Addirittura? Sì, una malattia. Ho capito, vostra moglie vi adora, vi vuole bene, vi adora. E che, adora voi? No, mi spiego, vostra moglie vi vuole bene. Voi contraccambiate questo affetto
Siete la coppia ideale, bravo, bravo, siete la coppia ideale. Sì signore, siamo la coppia ideale, ecco, bravo. Vabbè, andiamo avanti. Che state facendo? Niente, ma mangio la pizza e me ne vado. No, che no. Fate? State qua, che mangiate la pizza? No, me ne vado perché ho mia moglie a casa che mi aspetta. No, cameriere, cameriere, portate una pizza al signore. Io, ok, ma tu sei pazzo. Portalo con le alici, papà io. Portami il conto. Ma che porti il conto? Io vi devo parlare. A chi? A voi. A me? Ehi. E dite, avanti, dite, dunque. Dite, dite. No, dite voi, dunque, avanti, parlate, dunque. No, no, voi avete detto dunque. Sì, signore, ho detto dunque per dire avanti, sentiamo, parlate. Allora era un dunque interrogativo. No, io avevo capito dunque, due punti. No, signore, interrogativo, va bene, sì, signore, avanti, parlate, interrogativo. C'è una differenza. Ah, c'è differenza? E che significa? Dunque, io sono medico. Voi? Sono medico. E beh, vi ho osservato mentre stavate mangiando, ho notato che voi deglutite, mi spiega, ingoiate. Ho capito, deglutite vuol dire ignorare, ingoiare, mica sono un ignorante. Quando voi deglutite non mi piacete, cioè voi deglutite, voi fate questo movimento, no? Voi prendete la pizza, la mettete in bocca, fate... Deglutite in modo strano, perché vi ho ordinato un'altra pizza, Peppe devi deglutire un'altra volta. E se non se ne parla proprio, se ne parla in un'altra occasione. Ah, no, no, è che lo fate voi, il medico, lo faccio io. Avanti, vediamo. Deve avvenire adesso, perché in questo momento voi avete tutte le glandole aperte, io? Tutte le mucose eccitate e avete ancora appetito, non lo negate. Non vi nascondo che ho ancora appetito, ma siccome ho fretta me ne devo andare. E voi siccome perché avete fretta volete lasciare me scienziato in una perplessità, una curiosità di indagini che con uno studio profondo possa portare sollievo a migliaia di ammalati e forse posso risolvere il problema che affligge l'umanità, cioè la guarigione del fungo sulle corde vocali dei cantanti. E mo come trovo? Poi la terza pizza la faccio mangiare che i funghi, mo la ordiniamo pure. Sentite, dottore, che fa? I funghi li sto facendo io e li starà facendo pure mia moglie a casa. In quanto alle corde vocali, le mie stanno bene, benissimo. Anzi, se mi metto a urlare, faccio correre i carabinieri. Tieni mente, io non ti lascio dottore, andare, dove vai? Lasciami passare. Ma te, ti ho detto lasciami passare. Io ti faccio passare così. Ti ho detto lasciami passare. Io sono credo all'occhio, ma chiami una guardia, ti faccio attaccare mano e piede. Ah, ti voterò anche uno schiaffone. Bravo, pigli ma schiaffo. Ma che desidera questo signore? Desidero trattenere questo fenomeno. Mo so fenomeno, mo. Sì, fenomeno, e se lo dico ci devi credere, capisci, sono uno scienziato. Dunque, devo trattenere questo fenomeno per altri 5 minuti per un accertamento scientifico. Io ho pagato pure un'altra pizza. E non la vuole? Non la vuole! E datela a me, così la facciamo. Che cercate di accontentare? Ma chi? Mi metto a perdere la capa presa e ci messa la sentinella. Lasciami passare! Tu non esci! Ti ho detto lasciami passare! Canna, che bello caldo caldo, mangi la pizza. Io ok, mo te non conosci a fuori, veramente. Chiamo in piedi, che ci vuole? Io ok, non la voglio la pizza. La piega al libretti. La piego tu al libretti. E chiamo, che ci vuole? No, mangitello tu. Tu da magna. Neanche se mi tagli le punte delle dita. Tu da, io ti devo vedere deglutire. Io non voglio deglutire. E magnatelli, non la voglio la pizza. Mo te rongo veramente uno schiaffo. E chiamo, pigli ma schiaffo, ma mangi la pizza. Non la voglio la pizza. Lasciami passare, lasciatemi passare. Mamma mia. Chi si muoverà in galera a me? Guardate un po' che cosa passa. Come se verrà a mangiare la pizza in grazia di Dio. Guardate che io se lo ammazzo, non lo pago nemmeno. Questo è sequestro di persone. Io non lo posso più trattenere, chi l'ha detto come piglia schiavo? Ma chi è quello? È Kill. Ma no, non è quello il marito, mandatelo via. E tu mi hai fatto segno. Ma non è quello, mandatelo via, il marito è quell'altro. E quell'altro è quell'altro. Signore, potete uscire e rinunciare all'esperimento. Ah, ma fatta la grazia. Ma per le poche cose che capitano a me. Uno se viene a mangiare la pizza, grazie a Dio. Scusate tanto, arrivederci. E beh, vi ho detto di uscire, perché non ve ne andate? E vado, e sono contento di andare. E ringraziate a Dio che sono un galantuomo, perché sennò faceva succedere la guerra. Anzi, se venite fuori, lo faccio una faccia tanto, lo faccio l'occhio tanto. Chiaramente, lì, o scienziata, o dottore. Guardate, sto cretino, imbecille.
Ma tu hai capito quanto improperma ci ha pigliato una persona che non conosce? Don Simo, ma voi che avete combinato? Il marito non è quello, il marito è quell'altro, quello... È quello. E voi adesso sapete che dovete fare, voi assolutamente lo dovete trattenere. Ma siate buono, siate buono, perché altrimenti qua succede veramente una tragedia. E nada avuto questa tragedia, ma mettiamo per ipotesi che veramente sta chiave di casa non ti trovo, i resti sequestra tutta nottata in da pezzeria. No, 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 Don Zibo, la chiave di casa si è perduta e io tanto faccio finché non la trovo. Ma quello poi sta con la moglie. Ma che moglie è moglie? Quello non è la moglie. Oh, era? Eh sì, quella è una così, non è la moglie, quando mai? La moglie è quella della chiave. Ho capito. Lui ha mogliato, esatto. Però c'è un'amica che si trattiene, che sarebbe si quella là. Pochi movimenti. Tu trattando tu, ti trattiene con la moglie. Sì. E io devo fare da mezzana. A te, a lei, a lui, a chi là. Ma facitemi un piacere, no, che me ne vado. Voi non mi potete abbandonare, assolutamente. Ma da genitore, io me ne voglio andare, non voglio staccare, hai capito? No? Ma qua si tratta di un piccolo piacere che solo voi mi potete fare. Abbiate pietà di una persona che ha bisogno. Ma sto tutto lunato, allora che me ne vado? Addirittura come sto... 10 minuti, 10 minuti soltanto e poi me ne vado. 10 minuti, mi raccomando, voi lo dovete trattenere, mi raccomando. 10 minuti, io vado e 10 minuti soltanto e me ne vado. E ci passate nuovi. Signore, 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 avete visto come si è ribellato? E quanto improperio che ha detto. Io non gli ho risposto, innanzitutto perché sono una persona educata. E poi non conveniva, quello non sta bene. Com'è? Quello non sta bene. Mi è pure dispiaciuto dare fastidio qua nel locale. È vero, signore? È vero, signora? È vero? Quello sta male, ma sta frisco, se ne accorgerà in seguito. Io lo volevo pure visitare gratis per uno studio mio professionale, ma niente, non si può fare del bene a questo mondo, ma niente, ma fa bene a sto mondo, non si può fare del bene, è vero? Quello non sta bene, sta male, quello non sta, scusate, quello sta male, non si può fare del bene a questo. Lei che state facendo? Cameriere! Che state facendo? Vengo subito! No, pago e me ne voglio andare. È proprio adesso che mi avete invitato al vostro tavolo. Ma chi vi ha invitato, scusate? Ecco, mi avete fatto il sorriso, il sorriso invitante. Anzi, voglio avere la gioia di offrire questa pizza con le alici alla signora ancora calda calda. No, no, grazie, quello il calzone già mi ha stufato, non ci entrerebbe neanche una briciola, grazie. No, La alicella, per me. No, no, grazie, le alici non mi piacciono proprio, grazie, grazie. Una alicella sua mente. No, grazie. Allora va mangiato voi. Ma che cosa? Non ne parliamo proprio. E facciamo una domanda, buoni compagni. Buoni compagni. Cameriere, quanto è il caro? Cameriere, ma porta 3 birre. 3 boccali di birra. Scusate, perché avete ordinato la birra? Io non la bevo, mia moglie non la beve. Neanche io, a me mi disturba. Che cosa venite a fare? Non è frutta, devo portare una bottiglia di Lambrusco. No, no, grazie. Una bottiglia di Barbera. No, niente Barbera. Asti spumante. No, niente, grazie. Noi ci dobbiamo andare. No, grazie. Niente, grazie. Noi ce ne dobbiamo andare a casa perché ci aspettano i bambini. E in più mio marito, quello mi deve accompagnare. E poi deve riuscire, avete capito? Esatto. Ah, ecco, lui mi accompagna e poi esce. Sono quelle situazioni, si capisce. Già che ci avete pure i figli. Ma come avete fatto i figli? Avete fatto? Capo. Signore, ci abbiamo 3 bambini che poi si lascia dei bambini. Sì. Perché li abbiamo lasciati in mesastra? Quelli bambini stanno con mia mamma. Con mia suocera. È perché la mamma della signora è suocera a voi. No, è suocera a voi. È che sto dicendo è suocera a voi. Stanno con la suocera.
Perché i bambini erano la suocera, sono ammogliati i bambini, ma che state dicendo? Ma che state dicendo voi? Stanno da vecchie, stanno da vecchie. Stanno con mia suocera, che è la moglie, la mamma di mia. Da vecchie, stanno. La cognata sta ubriacata, camminate. Non mi lasci andare, dove andate? Ce ne vogliamo andare? Vieni, dove andate? Ma allora voi siete proprio uno squilibrato, ma venite spesso qui? Non sempre qua. Insomma, chi incontra voi trova un guaio, prende un guaio. No, io non faccio passare qua, io sono quello che fa evitare i guai. Io sto svolgendo il mio ruolo di medico. Medico. Io sono medico vigilante, girovago, volontario. Volontario. A me nessuno mi paga. E chi vuol fare? Scusate. Perché è per salvare questa umanità che precipita. Voi state poco bene. Io sto poco bene. Sì, fatemi vedere. State poco bene, io sto e poco se bene. Uscite in questo momento so io la reazione che può avvenire. A voi potete avere una cosa che non posso parlare, perché in questo momento dareste un'emozione alla signora. Sentiamo qual è questa emozione che non può sentire, sentiamo. In questo momento non può ricevere emozioni, perché? Perché è incinta. È incinta. No, ma non ridete, ma che la volete sapere meglio di me? Io voglio sapere meglio di me. È naturale, che c'entrate voi? C'entrate solo il marito. E che c'è il marito che c'entra, è il medico che accerta le cose. Dunque, non può ricevere emozioni e voi gliela dareste, perché in questo momento, tutto congestionato come sta, dopo tutto quello che siete strafugati, avete mangiato, voi state, guarda là, occhi gonfi, tutta così. Voi vuoi venire una cosa, uscendo con cambiamento di temperatura, e insomma, voi volevo dire, ma morite. Io muoio. Morite. Ma che ne è, morite? Quello mio marito è stato sempre bene in salute, e voi siete non spustate, vi ha inquietato una pace a già. Poi vi voglio dire un'altra cosa. Ancora? Voi siete la donna che dovrebbe condividere quelle che dico io per salvarlo. Sì, voi volete bene assai, un marito vostro. Voglio bene assai, vi voglio bene molto. E ci dobbiamo allontanare da voi, casito l'uccellaccio, tu malaugurie. Fateci passare, io non vi faccio uscire. Tu, e chi sei tu? Ma vorrei a Ciccillo qua. Fallo unire a sto Ciccillo. Queste specie di mortificazione, tu chi sei vicino a me? Ma stiamo tra uomini, ma chissà dove stava, chissà chi è. No, tu chi sei? Parlate come parlate, rispettate mia moglie. Perché tua moglie che no, è tu, guardate la aberrazione umana. Allora tu mi devi dire una cosa, se questa è tua moglie, quell'altra chi è? Quell'altra. L'altra donna. Che stai dicendo? Un momento, l'altra donna. Non sta buono. Tu tieni una femmina. Tu vorrei fare un'altra donna. A destra, donna a sinistra, vorrei fare un donna a destra, donne a sinistra. Quando siete bravo. E tu state ferme. Venite, signore, venite. Se vi sentite male, venite. Sedetevi qua. Venite pure. Questo signore stava qua per noi. Guardate quell'animale che mi va a combinare. Tutte ste marche ingegne! Povera signori, venite con tutta tranquillità, state! Povera signore! Ti prego, assassino svergognato! Tu mo mi dici chi è quell'altra donna? Se no io faccio cose pazze! I taccin! E bastano! Ebbene sì, c'è un'altra donna! Un'altra donna! Sì, va bene! Più alta, più bella, più giovane, più fresca di te. Che mi vuole bene veramente. E chi è? È la sorella. Uè, lascia stare a mia sorella Fulgita, la moglie di un colonnello. Ah, la moglie del colonnello. Ma chi è? Io non la posso trattenere più. Ma la devi schiaffare con sangue. Va bene, non vi preoccupate, Don Simo, è tutto risolto. La signora è trovata la chiave ed è entrata. Ha trovato la chiave, è entrata. È tutto a posto. Mi guarda via.
Signori, potete uscire. No, no, e che potete uscire? Adesso voi mi dite chi è quest'altra donna, mo me lo dovete dire. Ma chi è quest'altra donna? Quale donna? Non c'è nessun'altra donna. È stato un errore imputabile allo scienziato. Vostro marito è un uomo da bene. No, no, adesso voi mi dite chi è quest'altra donna. Vostro è un uomo da bene. È un uomo da bene. Ma spaccata. Se vi ho detto che mi sono sbagliato, ho chiesto scusa, tanto a voi che è la signora. Mi sembra che basti, no, perché siccome voi assomigliate, arrivederci. Cicci, tu mi hai fatto pigliare per pazzo. Ma non vi preoccupate, non si può, a questo punto non ha più importanza, è tutto risolto. E voi siete stato bravo, bravissimo, Don Simo, siete stato magnifico. Io vi devo solo ringraziare perché lo avete fatto, Don Simo, grazie. Grazie, Don Simo. Sì. Don Simo. Sai che me ne faccio dei baci tuoi. Erca, tu aspetti, Erca. Hai visto che si passa per amicizia? Ho preso due schiaffi, che mi sta scendendo ancora un sangue. Però ho salvato una signora da una situazione pericolosa. Ci ha fatto pure se ne ha sudato. Io mi ero comprato l'aspirina per sudare. Invece ho sudato senza aspirina. Ma mo che ci trovo, vuoi sta pizza ma maglia? E fa una cosa, portami pure una bella mozzarella in carrozza. Sarebbe in carrozza? E dammi una forchetta in un cortile, ok? E un quarto di vino. Buonasera, Don Simo. Don Enrico, salve, accomodatevi. Mi state mangiando la pizza? La cenetta dell'impiegato, state servite, bella calda calda. E mo faccio pure io lo stesso. Poco fa ho lasciato la vostra signora. Sì, scendendo per le scale mentre venivo qua, stavo un po' agitato. Figuratevi, ho dovuto aprire la porta di casa perché aveva perso le chiavi. E che le tene sempre? Come andate? Siete qua, portami una bella pizza, scendo lì, zogni e pomodoro. E non ci mettere un formaggio della Sardegna, quello mi tratta la gola. Chiudiamo questa serata con una poesia del grande Edoardo che parla di pace, la pace che ogni essere umano vorrebbe, che spesso non trova. I volesse trovare pace. Io volesse trovare pace, ma una pace senza morte. Una, miese a tanta porta, s'arrapesse per campare. S'arrapesse una mattina primavera, e arrivasse fino alla sera, senza di inzarrata là. Senza sentire più la gente che ti dice, io faccio, io dico. Senza sentire l'amica che ti viene a consigliare. Senza sentire la famiglia che ti dice ma che fa? Senza scendere più a patto che la coscienza e la dignità. Senza leggere un giornale che ha notizie impressionanti, che guai per tutto quanto e non tiene che ci fa. Senza sentire un dottore che ti spiega la malattia, la ricetta in farmacia e l'onorario che ha papà. Senza sentire stupore. Cada parla di Concettina, Nina, Brigida, Nannina, che sta sì e l'altra no. Perché insomma si può pace non sentire più niente e a sperare che solamente venga morta da pigliare. No, gli volesse trovare pace, ma una pace senza morte. Mi sa tanta porta, s'arrapesse per campare, s'arrapesse una mattina di primavera, e arrivasse fino alla sera senza di inzarrata all'acqua.